Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione web della città. Vediamo che cosa fare questa sera a Torino, in questa serata di giovedì 28 luglio. Andiamo a vedere il primo appuntamento che comincia in realtà questo pomeriggio alle 17:30 alla Biblioteca Civica Italo Calvino, nell'ambito degli incontri dal titolo Conosco l'inglese, corsi e conversazione di base. Ci sarà Virgilio Daidone del progetto Senior Civico, si parlerà e si converserà in inglese, appunto l'ingresso è ovviamente gratuito. Per quanto riguarda la serata, vi segnaliamo dal punto di vista cinematografico degli interessanti appuntamenti al Cinestate al Centrale, il cinema di Via Carlo Alberto. Verranno proiettate durante l'estate una serie di pellicole che hanno avuto poco successo, magari durante la stagione cinematografica, ma che sono ovviamente interessanti. Ad esempio, alle 18 e poi in replica alle 22:30 ci sarà la proiezione di Potiche, la bella statuina di François Ozon con Catherine Deneuve e Gérard Depardieu, un film dell'anno scorso ovviamente di produzione francese. Mentre invece nello spettacolo intermedio, quello delle 20:15, spazio al cinema italiano. Verrà proiettato Il gioiellino di Andrea Molaioli con Tony Servillo e Remo Girone, un film sempre della stagione 2010 che tratta il caso Parmalat. Chiudiamo con il teatro, questa sera alle 21:30 all'Arena Cortile San Filippo. Il teatro per eccezione, ovvero William Shakespeare, molto rumore per nulla, messo in scena dall'Associazione Culturale Officina 04 per la regia di Raffaella Caruso. Per quest'oggi è tutto, l'appuntamento con voi è a domani mattina con la nostra ultima edizione prima della pausa estiva. Grazie a Paolo Mosso per la messa in onda, a tutti voi, l'augurio di una buona serata. Quest'anno Mito Settembre Musica, Palazzo Madama, Karin Selva, Marilena Solavaggiona in quintetto Fiati Prestige. Per il grande pubblico al Paralimpico Sozzacchi, Massimo Ranieri, Roberto Baddo e Franco Battiato. Per i più piccoli alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Ninne Nanne, Tarantelle e Cuochi alla Riscossa. E al Conservatorio Giuseppe Verdi in Piazza Bodoni, Salvatore Accardo, la Filarmonica di Torino e Alan Curtis con il Complesso Barocco. Questo è soltanto un assaggio degli oltre 100 appuntamenti in 30 sedi diverse di Mito Settembre Musica che vanno ad aggiungersi ai 75 appuntamenti sul territorio di Mito per la città.